Quel qualcosa è il silenzioso appello al quale il primo autore dell'opera, il fratello sconosciuto di un altro idioma, aveva prestato ascolto. Quel qualcosa costituisce a disclosure, una rivelazione, un'apocalisse, proprio come lo è stata per chi ha affrontato a quella di Shakespeare. La dinamica propria di questo libro, nell'ampia raggiera dei tracciati, che Di Cola sottolinea con i suoi grafici, impone a noi lettori di sentire il significato di esistenze parallele. Parallele perché? Perché un incontro personale tra i due interpreti della stessa cosa non avviene mai, non è mai avvenuto, o è avvenuto molto, molto di rado. A me personalmente, in tanti anni, è avvenuto due volte. Quando ho conosciuto Robert Powell, perché dovevo doppiarlo in Gesù di Nazareth, e quando ho voluto incontrare a Londra Taylor Hackford, perché dovevo doppiare un film che mi preoccupava un pochino, che era L'Avvocato del Diavolo. Gerardo Di Cola mette in evidenza le profonde differenze tra due interpreti e nello stesso tempo le più profonde similitudini, sottolineando quanto ci si può impegnare, quanto ci si può ingegnare per far rimanere la parola e il suono fedeli al loro voler dire, a quel dire che continuamente si manifesta per occultarsi, per negarsi all'ascolto, a quel dire che si perde per ritrovare il legame perduto con l'originale e con i suoni irriproducibili, siano essi parole, sospiri, lamenti, fiati. Ascoltare un doppiaggio che sia eseguito a regola d'arte, può arrivare a corrispondere talvolta all'accoglienza dello spirito originario della lingua stessa. La traduzione di un'opera, ci fa capire Gerardo, è un raggio luminoso che va studiato indipendentemente da quello che illumina, perché si riesca a ottenere che l'oggetto illuminato arrivi con la sua autentica essenza alla mente e al cuore di chi lo riceve. Nel suo lungo viaggio, perché di viaggio si tratta, Gerardo si coinvolge e ci coinvolge, perché desidera che anche noi partecipiamo alla scoperta di un nuovo continente. Desidera che il proprio cammino non si interrompa. Chiede a noi lettori di restare con lui, impegnandoci a un dire ulteriore. Ecco perché il libro di Gerardo non vuole essere e non è qualcosa di concluso, ma vuole lasciare e lascia molto spazio a noi che lo consultiamo, che l'abbiamo consultato, che lo consulteremo. Shakespeare e il doppiaggio è un corpo mutevole, è come un albero che stagione dopo stagione rinnova i frutti. I frutti sono sempre gli stessi, però non sono sempre gli stessi, sono diversi. Studiarlo vuol dire far emergere quello che di una professione non è stato compreso, quello che soltanto ora, attraverso un lavoro acribico, come lo definisce Leo Marchetti, attraverso questa ricerca ostinata, pignola, testarda, meticolosa, può rendersi visibile, leggibile e conoscibile.
è lo sguardo dell'adesso che indaga la struttura interna della forma artistica. Gerardo sembra voler guadagnare ora l'accesso ad aspetti di una professione, praticamente aspetti invisibili in un altro momento, prima o dopo che sia, e lascia a noi lettori il compito di continuare il proprio lavoro. Sono molti gli elementi custoditi in permanente profondità in qualsiasi testo, esistono impenetrabili nella loro purezza, nel perimetro delle parole prime con le quali l'autore li ha creati. Gerardo ci svela come possano esserci parole seconde che riescono a coinvolgerci fino a condurci a una comprensione completa, molto, molto, molto vicina a volte a quella originale. Gerardo si muove nella direzione del frammento, però non fa un inventario. L'interrogazione profonda non può essere sottoposta a categorie restrittive. Ecco perché la sua ricerca non ha mai fine, perché ogni individuo, ogni generazione ha sempre il diritto di rileggere da un nuovo punto di vista, tenendo conto delle proprie esperienze inedite, dei cambiamenti che sono avvenuti. E quindi la rivedibilità dei risultati non finisce. E con Shakespeare e il doppiaggio, Gerardo riesce a sottoporci questi risultati a un controllo critico continuo che non potrà e non è definitivo. Abbiamo appreso che il suo punto di vista può essere continuamente trasformato dal testo stesso attraverso le domande che esso si pone e le rivelazioni che ci fa. E adesso apprendiamo che quello stesso punto di vista può e deve essere il nostro. C'è un permanente movimento nell'esposizione. Il sentiero non porta a una destinazione, ma porta a una soglia, a un ingresso, e su quell'ingresso, su quella soglia, c'è il lettore. Soltanto quando il lettore si interrogherà sui movimenti di scrittura del testo, soltanto allora sarà possibile, come diceva Alberto Castellano, che il testo gli parli nella sua produttiva frammentarietà. L'atto di lettura diventa quindi esperienza. Questo libro è la presa d'atto di una resurrezione che mette insieme l'antico e il nuovo, l'estraneo e il proprio, l'identità di un tempo passato e quella delle nuove generazioni. Vivono in questo libro e rivivono migliaia di artisti, illustri alcuni, meno illustri altri, ma tutti col beneficio di esistere per sempre. Le questioni precise che pone Di Cola sono: come imitare l'inimitabile, come trasferire il proprio di una scrittura in una lingua diversa e soprattutto come lasciar dire l'altro. Chi è l'altro? L'attore che vediamo sullo schermo, senza che la sua voce si perda nella voce di chi lo sta traducendo, di chi lo sta doppiando. E alla fine il suo intento è come lasciar dire qualcosa a noi spettatori dopo aver ascoltato Shakespeare che parla shakespearianamente l'italiano. Si tratta di muoversi
passo dopo passo, nel fuoco di una sfida, nel movimento assiduo dell'ascolto, quando l'ascolto favorisce una trasmutazione del testo, facendo sì che il testo guadagni in un'altra lingua, con un'altra voce, un'esistenza nuova. Che cosa impariamo dalle mille testimonianze che Gerardo Dicola ci fornisce? Impariamo che un mestiere tanto amato quanto criticato, perché non è possibile parlarne senza perdersi in discutibili valenze, si può abbracciare soltanto con un pensiero che ponga come tema l'onestà della traduzione e come destino l'infinibilità dell'ascolto. Grazie.